So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Grande partecipazione per la camminata tra le vie del centro, voci di pace dalla Grande Guerra, guidata dagli storici Paola Gemelli e Daniel degli Esposti. Le letture, a cura di Cristina Ravazzini e Paolo Fantoni, hanno ripercorso e raccontato le terribili conseguenze della Prima Guerra Mondiale sulla vita della comunità sassolese. Il campanone di Piazza Garibaldi si tinge di blu. Dopo l'appena concluso Ottobre Rosa, con l'inizio di novembre è stato inaugurato il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, un'iniziativa ideata dalla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus, con la collaborazione del nosocomio, del Comune e dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Ed ora passiamo allo sport. La Canovico per Tour Nolo 2000 ritrova la vittoria trionfando contro Cusso Torino per 3-7-1. Prossima sfida per le ragazze di Mister Barbolini sabato, quando scenderanno in campo a Perugia. Gustiamoci ora la recente vittoria raccontata dalle parole delle protagoniste e del coach. Meno di 3 giorni e tutto è tornato come prima. Sì, ma io non mi stancherò mai di ripetere che per noi non è mai cambiato nulla. È cambiata forse un po' la caratura dell'avversario, noi però siamo stati bravi a recuperare le energie, soprattutto mentali, per affrontare una partita, nonostante questi incontri ravvicinati abbiano portato sicuramente un po' di stanchezza, però il nostro attaccamento e la nostra testa si è riposata in fretta e l'abbiamo dimostrato. Dopo una partenza un po' così, come sempre abbiamo continuato a fare il nostro gioco e abbiamo portato a casa l'intera posta in palio. Ci sono delle piccole pause come quella del primo set che vogliamo addossare all'inesperienza e alla gioventù? Ma sì, lo sappiamo perché anche durante l'allenamento può capitare, perché giocatrici, ragazze che non sono abituate a un certo livello hanno bisogno di toccare con mano la partita per trovare le giuste contromisure, le giuste posizioni, i giusti assestamenti. E la cosa che mi fa piacere è come è successo anche nella partita contro Ravenna, che anche lì eravamo partiti con un gap di 5-0 per loro nel primo set, ma subito ci siamo messi a fare il nostro gioco e abbiamo trovato il ritmo, trovato le contromisure e portato a casa più punti possibile. Trovati anche i campi giusti. Ma sì, quello è la nostra forza, lo dico da sempre. Noi siamo adesso sfortunatamente, dopo l'infortunio di Mambelli, in 12 e credo di poter dire che posso contare su tutte e 12 sia durante la settimana che durante la partita, e questo credo che sia il nostro punto di forza e ci dà tantissima energia, perché sappiamo che possiamo spingere al massimo, che se dovessimo avere un calo c'è qualcuno pronto a subentrare. Ultima cosa, sabato prova del 9. Sabato è una partita difficile, Perugia è un'ottima squadra con tante giocatrici di esperienza e che hanno calcato palcoscenici ben più alti di questo. Noi siamo noi però, siamo primi in classifica, siamo sereni, abbiamo la testa sgombra, quindi andremo a Perugia per fare la nostra partita. E come sempre non lasceremo nulla di intentato. Martina, c'è aria di festa perché dopo il piccolo passo falso si torna a vincere e a convincere. Sì, era una prova difficile perché dopo il 3-2 che abbiamo fatto con Ravenna comunque avevamo voglia di riscattarci,
però questa squadra ha degli elementi importanti che danno continuità, quindi era complicato stargli dietro. Come al solito siamo riusciti a imporre il nostro gioco e niente, sono contentissima perché se lo meritavamo. Beh, voi avete degli elementi importanti anche in squadra, un bel mix tra giovani, giovanissime ed esperienza. Sì, secondo me è questo che fa la differenza, perché le giovani trasmettono tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, di vincere, e le più vecchie, diciamo più esperte, e nei momenti importanti cercano di dare sicurezza e tranquillità alle più giovani, quindi siamo un mix perfetto. Il mister aveva detto dopo la sconfitta che non cambiava nulla e che voi avreste continuato ad allenarvi come sempre. Sì, noi siamo tornate in palestra serene, comunque soddisfatte della partita che avevamo fatto contro Ravenna. Chiaramente lo sapevamo che c'erano delle cose da migliorare, quindi ci siamo soffermati su quei particolari e niente, insomma, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per arrivare pronte alla partita di domenica. E una piccola amnesia alla fine del primo set. Noi sul primo set ci caschiamo spesso. Sì, forse, non lo so, ci siamo un po' sedute e ci siamo lasciate andare, quindi loro poi hanno imposto un po' il loro gioco e ci hanno sorpassato, però insomma, alla fine abbiamo vinto noi. Sabato è veramente tosta. Sì, sabato è tosta perché innanzitutto dal palazzetto, perché giochiamo al Palle Evangelisti, che è un palazzetto gigantesco, quindi ci dovremo un attimo abituare, però soprattutto anche la squadra che affronteremo è una delle più quotate per vincere. Adesso gambe in spalla e questa settimana si lavora per cercare di far bene anche la prossima. Ci avete messo veramente poco per dimenticare l'amarezza di giovedì. Sì, esatto, noi siamo a conoscenza di quello che possiamo fare. La partita scorsa è stata purtroppo dovuta a degli troppi errori nostri. Noi sappiamo quello che possiamo fare, nessuna squadra ci spaventa perché siamo un gruppo unitissimo sia in campo che fuori, e quindi l'importante è questo: se noi facciamo quello che dobbiamo, niente di più, niente di meno, possiamo incontrare chiunque. Questi arrivano a non come spaventapasseri, però arrivano anche con qualche elemento d'esperienza. Sì, ma come ho detto prima, noi non dobbiamo pensare più di tanto all'altra squadra, dobbiamo fare più riferimento a noi, a pensare a divertirci, a essere unite, a darci una mano se una va in difficoltà, e poi possiamo giocare veramente con chiunque, non ci spaventa nessuno. Diciamo che siamo partiti un po' come un diesel oggi, però l'importante è che questa cosa a noi non ci manca, che possiamo recuperare ogni partita. Anche la volta scorsa era iniziata molto male, siamo state molto altalenanti, però la voglia di provarci su ogni pallone non manca mai, quindi questo è l'importante. Il Sassuolo torna trionfante dalla trasferta a Verona. I neroverdi firmano la vittoria con uno schiacciante 2-0 contro un Chievo in difficoltà. Domenica i ragazzi di Mister De Zerbi affronteranno in casa la Lazio. E torna alla vittoria anche la San Michelese, che nel corso di una gara con andamento alterno alla fine ha la meglio sul Salso Maggiore e raggiunge il centro classifica. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata! So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.